Buongiorno a tutti, mi chiamo Gianni Catalfo di OneWedge. Siamo oggi ospiti di Green Planner, una rivista che si occupa di sostenibilità in tutte le sue forme, perciò sia da un punto di vista energetico, ma anche da un punto di vista dell'argomento che personalmente mi sta più a cuore, che è quello della mobilità sostenibile e in particolare della mobilità elettrica. Sono qui oggi con quattro ospiti che gentilmente hanno accettato di raccontarci quello a cui stanno pensando su questo tema. Li presento molto brevemente. Li presento nell'ordine in cui li vedo nella schermata, per cui abbiamo Luciano Molè di Avunet, abbiamo Pier Francesco Di Crescenzo di Banca Intesa, anzi Intesa San Paolo, giusto? Pier Giorgio. Si dice meglio così. Intesa San Paolo. Pier Giorgio Di Crescenzo, San Paolo, Tiziano Fasolini di Nestlé e Dario Frigerio di Detnosche Veritas. Per cui sono quattro imprese che utilizzano nella loro attività delle flotte aziendali e perciò da un certo punto di vista rappresentano un po' un campione di come le imprese stanno passando dal pre-virus al post-virus. E vorrei partire chiedendo ai nostri ospiti quale sia stato il feedback sia dell'azienda, ma anche dei lavoratori, degli addetti, a questi due mesi di smart working forzato. Cioè, come è stato vissuto, quali sono stati i risultati, anche in termini, proprio se vogliamo, sia di produttività, perciò dal punto di vista dell'impresa, ma anche di ribilanciamento tra la vita privata e la vita lavorativa. Manteniamo lo stesso ordine di prima, perciò comincio da Molè. Come l'avete vissuta? Buongiorno a tutti, l'abbiamo vissuta sostanzialmente bene. Noi avevamo, innanzitutto noi siamo un gruppo di tre società in Italia e una di queste stava già attuando lo smart working, quindi erano già più rodati. E la nostra società, che è la più grande del gruppo, l'aveva in programma in teoria dal prossimo anno. L'evento ci ha costretto a organizzarci e ci siamo trovati alla fine organizzati bene, per cui noi avevamo già fortunatamente cambiato a tutti i PC nel corso degli ultimi due anni, perché tutti avevano il portatile, per cui qualcuno ha avuto problemi di connessione perché non tutti avevano la fibra a casa, ma a parte quello poi ci siamo adattati. Sul piano lavorativo, come potete immaginare, le esperienze più disparate, quindi i commenti più vari. Noi in termini assoluti non abbiamo perso sì fatturato, ovvio, perché tanti nostri clienti sono rimasti chiusi, ma diciamo che abbiamo fatturato come se fossimo stati tutti in ufficio, perché comunque i nostri clienti aperti, noi siamo nel campo dell'elettronica, quindi noi siamo distributori di componenti elettronici, quindi i nostri clienti sono praticamente tutto il campo industriale, se vogliamo, e molti di questi, tra cui gli elettromedicali, erano tutti aperti ed stavano lavorando anche in maniera molto, molto forte, per cui diciamo che lavorando noi da casa, in modalità smart working, abbiamo avuto la stessa produttività. Nessuno si è più mosso, noi siamo stati in smart working dal 25-26 di febbraio, quindi siamo andati subito tutti con questa modalità, quindi siamo, non conto più le settimane, 12, 13, non so più quante sono, e nessuno si è più mosso con l'auto aziendale dai primi di marzo, quindi gli ultimi movimenti sono dalla prima settimana di marzo, nessuno è più andato dai clienti da allora e nessuno oggi ci andrà ancora fino al 3 di giugno, perché il programma che abbiamo non è ancora definito, ma forse cominceremo in parte a rientrare da 3 giugno. Però visto per come è andato il fatturato, visto per come è andato sostanzialmente a tutti l'utilizzo di questa procedura, per noi è stata una,
una soluzione favorevole, positiva, quindi ci ha costretto a fare quello che avremmo fatto con calma, con tutti i tempi delle aziende, a farlo molto velocemente. Vi ha costretto ad accelerare un po' qualcosa, sì, che in realtà era già, sì, era, sì, già nelle vostre, nella vostro, nei vostri piani. Sì, diciamo che probabilmente nei nostri piani non c'era, non ci sarebbe mai stato l'utilizzo da parte di alcune funzioni, tra cui la mia, tutte le funzioni di supporto, perché sono quelle che devono stare comunque in azienda. Io soprattutto mi occupo anche dei servizi generali, quindi la mia funzione richiede anche una presenza proprio fisica, oltre che gestione della flotta. Quindi per tante funzioni è stato un banco di prova che forse non avremmo avuto, o perlomeno avremmo avuto in tempi molto più lunghi. Tutta la forza, diciamo, la forza vendita, i nostri field application engineer, insomma tutte le persone che vanno in giro con l'auto aziendale, tra i tre gruppi abbiamo 150 auto, secondo me rimarranno fermi ancora per un po' di settimane. Ancora per un po'. Sì. Di Crescenza? Ma io devo dire che mi ritrovo molto in quello che diceva prima Luciano, perché il feedback è assolutamente positivo. Feedback assolutamente positivo. Noi abbiamo avuto una continuità chiaramente nel nostro business, perché la banca è uno dei codici Ateco considerati essenziali, quindi non abbiamo smesso il nostro business, abbiamo dovuto magari modificarlo, magari modificando anche gli orari delle altre aperture delle filiali, modificando magari anche il flusso di arrivo dei clienti nelle filiali per poter appunto garantire il distanziamento sociale, eccetera, eccetera. E fornire dispositivi di protezione individuale anche nelle filiali, dove anche nel momento in cui non erano ancora così frequenti gli utilizzi, insomma non erano diventati ancora obbligatori. Anche noi abbiamo iniziato, se non ricordo male, dal 28, il 27, insomma quei giorni lì, fine febbraio, la nostra esperienza di smart working. Il lavoro agile ha preso un boost, come si dice, e come è successo anche ad altri, probabilmente ci ha costretto a un'accelerazione incredibile, perché avevamo, se non ricordo male i dati, avevamo 13.000 persone abilitate allo smart working, avremmo dovuto nei 3 anni successivi arrivare a 26.000, abbiamo credo superato i 30.000 in 2 mesi, quindi abbiamo dovuto fare un'accelerazione di un certo tipo con investimenti, che poi sarà probabilmente un argomento che tireremo fuori anche dopo, che verrà al tavolo fuori dopo, certo. Però è chiaro che gli investimenti anche di tutte le aziende in questo periodo in senso lavoro agile sono stati investimenti importanti, che avranno sicuramente un ritorno poi nel futuro, no? Nell'applicazione di determinate situazioni. Chiaro, lavoro bellissimo, lavorare da casa, come vedete anche oggi, e continuiamo a farlo. Perdi sicuramente quella parte di confronto, ah, certo, e di crescita, no, Gianni, che hai comunque in ufficio, che hai l'opportunità di alzarti, di sederti a fianco a un collega e confrontarti su qualche esperimento, su qualche attività, insomma c'è tutta quella parte relazionale che si viene a perdere. Noi siamo il popolo del caffè, no? Andiamo a bere tantissimi caffè, io sono uno di quelli, lo faccio anche a casa da solo, però sicuramente sono uno di quelli che volentieri lo va a bere con il collega e si confronta in quell'occasione, no? Noi non beviamo il caffè come in altri paesi ci prendono in giro, andiamo al bar, beviamo il caffè e scappiamo via, noi andiamo a bere il caffè per confrontarci con gli altri, per avere una relazione. Quindi sicuramente abbiamo avuto un'impennata, però un'impennata che si è rivelata buona. Per darvi un dato, noi abbiamo cominciato, ripreso con un input nostro interno che ci voleva portare ad arrivare al 20% di presenza in ufficio in questo periodo, quindi dilatando un pochettino le entrate, giustamente, per permettere tutta una serie di processi e di protocolli. Abbiamo fatto le nostre pianificazioni, in queste settimane siamo sotto il 10, se non ho letto male, quindi dall'altra parte le persone che possono, chiaramente noi parliamo di staff, perché se parliamo di filiale è chiaro che devono essere situazioni, certo, in cui dobbiamo essere in presenza, però nella parte diciamo
che è relativa allo staff, il risultato, il riscontro, se la percentuale dice giusta, è stato positivo. Ah, addirittura. Ecco, ma infatti volevo chiedere a Tiziano, dal punto di vista, abbiamo sentito più che altro il punto di vista aziendale, anche se Pier Giorgio stava iniziando a introdurre un tema che anche a me interessa molto, cioè quello dal punto di vista invece degli addetti, no? Io so che voi avete fatto un'indagine, no, su questo argomento. Sì, abbiamo fatto circa 3 settimane fa una survey interna, l'ha fatta la direzione del risorse umane. La survey ha chiesto a tutte le persone come si stanno trovando in questa situazione, quindi diciamo riguardo allo smart working è stato chiesto un feedback a tutte le persone, indicando se hanno difficoltà, come si trovano, come viene diciamo conciliata la nuova, diciamo, il nuovo modo di lavorare, le nuove ore di lavoro tra lavoro e vita privata, e via dicendo. Il risultato della survey è abbastanza sorprendente, perché il 50% delle persone ha risposto che si trova bene, quindi continuerebbe tranquillamente a continuare a lavorare da casa. Il 20% ha risposto in maniera, diciamo, paritaria fra il mi trovo bene e comunque tanto alla fine era come prima, quindi diciamo una posizione neutra. Il 30% ha detto no, in realtà per me era meglio prima. Quindi intanto è un risultato abbastanza sorprendente. Ci aspettavate perché, diversamente? Sì, non ci aspettavamo il 50% di risposta positiva, che addirittura con alcuni commenti di alcune persone che dicevano io non voglio più tornare, quindi cioè, abbastanza, sì, frasi abbastanza, insomma, decise. Quindi tutto questo sta facendo un po' pensare all'azienda il nuovo futuro, ecco, l'organizzazione del nuovo futuro. Da un punto di vista della mobilità delle persone, secondo me, l'utilizzo del mezzo privato per gli spostamenti casa lavoro sarà quella, diciamo, il mezzo più sicuro, è il mezzo che farà stare più tranquille le persone. Ecco. È quello che è venuto un po' fuori dall'indagine. Allora, la stessa domanda, perché voi tre siete aziende, chi ha parlato fino adesso sono tre aziende di produzione, no? Nel caso della banca c'è i siti produttivi che sono le vostre filiali, nel caso di Nestlé e di Avunet invece è proprio produzione vera e propria di beni di largo consumo oppure i prodotti in elettronica. L'ultimo ospite invece lavora in un'azienda che è squisitamente di servizi, per cui per la vostra personalità, per il vostro tipo di impresa, come avete vissuto questo processo? Magari eravate già abbastanza abituati a lavorare in remoto. Allora sì, DNVGL è già 3 anni circa, se ricordo bene, che usava lo smart working e tutti i dipendenti hanno firmato un piccolo contrattino per 2 giorni a settimana. Quindi chi voleva, in base alle proprie anche esigenze e necessità, poteva lavorare da casa 2 giorni a settimana. Chiaramente quindi eravamo già pronti, no? Chiaramente però dal 24 di febbraio tutti gli uffici, in particolar modo di Vimercate e Mestre inizialmente, sono stati chiusi, e in seguito quelli di tutta Italia, per cui c'è stato un grande sforzo da parte degli IT di, insomma, provvedere a fornire PC portatili a quelle poche persone che non l'avevano, piuttosto che cellulare aziendale, eccetera. Quindi posso comunque confermare quello detto dai colleghi in precedenza, lo smart working è sicuramente da noi è comunque molto apprezzato. In questo particolare periodo i colleghi sono riusciti anche a fare degli audit in remoto, quindi certificazioni. Ah, addirittura. Sì. Di 9.001
14.001, eccetera, e con alcuni clienti, quelli che sono alla fine rimasti aperti, perché chiaramente... Beh, certo. Le aziende sono aperte, no? Nel momento in cui chiudono, allora dobbiamo star fermi. Lato mobilità, confermo anche da noi, tutte le auto aziendali, sono circa 190 in Italia, sono rimaste ferme praticamente da subito, solo qualcuna ha circolato potendo andare dai clienti che espressamente chiedevano la presenza dell'auditor, e per cui insomma siamo tuttora comunque fermi con gli uffici chiusi, ancora vi mercate, che dovrebbero riaprire il 18, quindi settimana prossima, mentre a partire da fine settimana scorsa e ieri hanno riaperto alcune sedi nel resto d'Italia, sia partiti diciamo dal sud a salire. Certo. Un appunto sullo smart working, chiaramente avendolo vissuto anche in precedenza, quindi in tempi normali, quello che c'è di molto differente adesso è che comunque è uno smart working condiviso anche in famiglia, nel senso che adesso li ha a casa, perché devono fare la scuola anche loro online, quindi ognuno si è ritagliato il proprio angolo, quindi la propria stanza, eccetera, e quindi non è proprio come lavorare in precedenza in smart working, quindi a casa da solo, bello concentrato, eccetera. Si riesce, certo. Però chiaramente ci sono esigenze diverse, no? Poi magari c'è chi ha avuto la moglie o il marito a casa in cassa integrazione per un mese e mezzo, quindi insomma, vivere magari in un appartamento in 3-4 persone dovendo lavorare, insomma, magari è stato così, stata un po' una sfida, dai. Una sfida, decisamente, sì. Sì, no, sì. Poi dipende moltissimo se uno c'ha i figli piccoli, non è piccoli, se c'ha la casa grande, se non c'ha la casa grande, no? Perché poi ovviamente ogni situazione fa storia a sé, perché poi bisogna fare i conti con la concretezza, la realtà, no? Che diventa, però non è il classico smart working, diciamo, ecco. Esatto. Normali, figli, però a me sembra di capire che dalle vostre testimonianze che in realtà l'esperimento, seppure non auspicato, seppure ci è piombato un po' sulla testa all'improvviso, però sostanzialmente la capacità delle imprese di dare luogo alla propria attività è abbastanza sopravvissuta. Vuoi perché in qualche caso... avevate già delle sperimentazioni in corso di questo tipo su base limitata e volontaria, perciò le avete semplicemente allargate, e vuoi perché in realtà tutto sommato, qui interpreto la parte di quelli che non ci sono, cioè le aziende piccole, le aziende grandi come quelle che rappresentate voi oggi hanno anche la possibilità di contare su un certo livello di supporto tecnico e informatico che aiuta a superare qualche difficoltà. È chiaro che non è che potete mandare i tecnici a mettere la fibra a casa di chi non ce l'ha, però il fatto di poter chiamare qualcuno per farsi aiutare come avviare la videoconferenza, le cose comunque ha una sua importanza. Questo probabilmente penalizza le imprese di dimensioni più piccole, perché magari non avendo questo tipo di supporto, insomma, o uno è capace da solo oppure non sa a chi rivolgersi. Volevo adesso passare, dice benissimo, allora siamo sopravvissuti, ma più o meno mi pare di capire che non si ritorna ad avere, addirittura Tiziano ci ha dato dei numeri molto precisi, loro erano 1300 ad Assago, adesso sono in 50, forse arriveranno a essere 200-300, ma ci vorrà un bel po' prima che si ritorni ad avere 1300 persone ad Assago, e mi sembra di capire che sia un po' più o meno la stessa situazione, no? Anche perché dovendo assicurare il rispetto delle, diciamo così, dei criteri di distanziamento sociale, è logico che la capacità degli uffici diminuisce, e questo mi porta a dire, perché il fatto di essere in ufficio presuppone che ci si vada in ufficio, no? Cioè Tiziano l'ha già introdotto, come andremo in ufficio? Intanto, prima di tutto un giro velocissimo, voi avete un'idea di che percentuale del vostro personale si serva di mezzi pubblici per venire in ufficio, da 0 a 100, proprio al volo?
Luciano. Noi siamo penso il 5%, noi siamo in sede 130 persone, se considerato società 170 non arriveranno più di 5 o 6 con i mezzi pubblici. Ok, perché lì a Vimercate siete... Siamo a Cusano Milanino. Ah, Cusano. Okay. Quindi è una zona... Sì, scusami. Noi siamo a Vimercate. Esatto, infatti mi confondo. Abbiamo la ferrovia sotto, ma con i mezzi pubblici arrivano... Io faccio fatica a darti una percentuale precisa, perché siamo tantissimi, siamo oltre 60.000, e poi dipende dalle location, dalle regioni. Però sicuramente su Milano e le zone centrali, gli uffici centrali, i palazzi direzionali, ampia, è una percentuale. Tanta. Sì, credo che questo sia un po' il criterio, no? È chiaro, voi avete per esempio tante filiali nei centri storici addirittura, e tanti uffici nei grandi agglomerati urbani, e lì la maggioranza andrà con i mezzi pubblici. Anche perché dipende, cioè adesso il tema parcheggi potrebbe, è un tema importantissimo, no, da quel punto di vista, quindi se facciamo questo tipo di ragionamento, immagina quanto può essere difficile, no, trovare parcheggio intorno a una filiale centrale che sia di una città o comunque un palazzo direzionale che magari in una zona dove ce ne sono tanti altri, no? E quindi trovare il parcheggio è un po' poi una giungla delle 8 o meno un quarto la mattina e dopo le 7 di sera. Certo, Nico. Tiziano? Allora, noi abbiamo fatto un po' i conti e sulla sede di Assago abbiamo circa 600 abbonamenti ai mezzi, tra cui mezzi, diciamo, urbani, quindi chi arriva da Milano, ma anche gli abbonamenti Evol, quindi treno più mezzi di città. Poi abbiamo circa 220-230 vetture assegnate che fanno capo alla sede, quindi su 1300 abbiamo 600 persone che arrivano sicuramente con i mezzi, 250-260 persone tra 220 vetture che parcheggiano sotto la sede ed altre nei parcheggi satellite, arriviamo quindi a 850, quindi abbiamo circa 450 persone che potenzialmente tutti i giorni arrivano con la propria macchina o comunque con un mezzo loro. Cioè siamo un 50-50 tra trasporto pubblico e trasporto privato. Sì, però il grosso scoglio è vedere cosa faranno in realtà, come si convertirà il mezzo pubblico da mezzo pubblico infatti, a cose. Infatti tra un istante ne parliamo, è proprio questo che voglio. Dario, per voi? Anche per me è un po', diciamo, difficile dare una percentuale, perché comunque abbiamo 10 sedi sparse in tutta Italia, da nord a sud, Mercate, che comunque è quella principale con più persone, dove, essendo appunto Vimercate, nel quartiere Energy Park, l'unico mezzo pubblico che c'è di collegamento è la navetta del bus, quindi la stragrande maggioranza comunque usa il proprio mezzo privato per arrivare al lavoro, che sia auto aziendale o non, piuttosto certo, che scooter, eccetera. Sì. Diciamo che lì da voi forse c'è un po' di meno, beh, oddio, però stavo parlando del problema dei parcheggi che ha detto Pier Giorgio, non lo so se è tanto di meno. Beh, se si arriva oltre un certo orario... Sono cavoli. Comunque, perché non ci siamo solo noi, ovviamente. E diciamo, è uno stimolo arrivare puntuali in ufficio. Esatto, forse esatto. È stato. No, ma infatti io vi ho fatto questa domanda perché secondo me l'altro grande tema è come diminuisce la capacità degli uffici, per come l'avete descritta voi, no? Bisogna stare più lontani, è meglio non essere in tante cose, diminuisce la capacità dei mezzi pubblici. Questo è ormai un fatto acclarato. Addirittura mi è arrivata proprio l'altro giorno, io sono abbonato all'ATM a Milano, e l'altro giorno mi è arrivata una lettera della direzione dell'ATM che in sostanza mi ha detto: guarda, i mezzi pubblici, la capacità dei mezzi pubblici sarà il 25% di quella che era prima, perché appunto per tutte le ragioni che abbiamo detto. E allora, per Diana, qui i conti non tornano, perché prendo l'esempio di Tiziano: se metà del suo personale arrivava con il mezzo pubblico, ma il mezzo pubblico ha una capacità che è un quarto di prima, qui c'è il 25% delle persone che arrivano molto scaglionati nel tempo, no? Con ingressi
che no, anziché entrare tutti alle 8:30 si entra fino alle 10, non lo so, pongo le cose, comunque quello sarà un problema. Ma di più, secondo me sarà anche un problema, diciamo così, gli spostamenti, diciamo quelli proprio per lavoro. Cioè, se io devo andare a trovare un cliente a Bologna, sarà, non lo so, mi aspetto che sarà, io personalmente mi prenderei la mia macchina, mentre prima mi prendevo il treno perché era più comodo, mi rilassavo, sonno, dormivo, ma adesso di sicuro devo andare a trovare un cliente tra un paio di settimane, quando speriamo si riapre tutto, di sicuro ci andrò in macchina, non ci penso nemmeno ad andarci in cosa. Per cui, voi come la vedete? Perché questo vuol dire che forse anche le policies in merito agli spostamenti per lavoro dovranno un po' cambiare per adattarsi a questa nuova realtà, no? Solito giro. Anzi, stavolta iniziamo da Dario, così facciamo il giro all'incontrario. Ma io anche io sono d'accordo con te, nel senso che se dovessi oggi decidere a dover andare a Bologna, andrei qua in questo momento, no? Almeno nei primi mesi. Non ci penso nemmeno, sinceramente. No, sì. Da Roma in giù ci posso pensare. Esatto, no, però personalmente penso che ci sarà un aumento di persone che lavoreranno da casa con lavoro agile, e sarà un po' il futuro di molte aziende, sul mio parere personale. Chi lo ha già implementato può che dia la possibilità di fare più giorni a settimana, perché comunque ci sarà questo problema del parcheggio, di come arrivare a destinazione, no? Perché ripeto, adesso penso che la gente prenderà e privilegerà i mezzi privati, che siano lo scooter, la bici, per chi vuole essere più green possibile, piuttosto che l'auto. Questo secondo me sarà un po' il futuro, con un aumento delle persone che lavoreranno da casa, almeno inizialmente, ecco, fin quando la situazione non tornerà. Sì, no, fin quando non arriva il vaccino. Tiziano? Sì, la penso come Dario, nel senso che secondo me il futuro sarà, allora, in un futuro prossimo tendenzialmente ci sarà un ritorno molto molto lento, un po' perché le persone con i bimbi hanno problemi, perché le scuole non riaprono, un po' perché le aziende spingono i dipendenti a stare a casa, a lavorare da casa, perché così si è sicuri e via. In un futuro meno prossimo, secondo me, chi ha sperimentato ora lo smart working in maniera bella sostenuta, si è organizzato, magari ha capito come me di fatto che è vero che ogni giorno si risparmia un'ora e mezza di strada andare e tornare, e quell'ora e mezza può essere impegnata a lavorare piuttosto che ad attività personali, secondo me sta facendo un po' di conti sulla propria vita, e probabilmente, magari non totalmente, ma che ne so, 2-3 giorni a settimana lavorerà da casa. Noi avevamo già questo modus operandi da un po' di anni, ma insomma la situazione, come abbiamo detto prima, l'ha pesantemente accelerata. Per quanto riguarda i mezzi, anche io mi sento di dire che in questo momento, al di là dello stare a casa, ma se mi devo muovere, tendenzialmente lo faccio con un mezzo mio, dove salgo, al massimo sale la mia compagna che comunque vive con me, quindi viaggio sicuro. Se devo prendere a bordo una persona, devo capire chi è, e quindi insomma, io la vedo come il mezzo più sicuro per muoversi in questo momento. In azienda la policy è già momentaneamente cambiata, perché tutte le trasferte in Italia e all'estero ovviamente sono state annullate fino al 30 di settembre, quindi le nostre macchine staranno ferme, quelle di servizio, e verrà comunque organizzati dei meeting come quelli di questi giorni. Quindi di fatto c'è già una forzatura verso
uno spostamento che adesso è zero, ma dopo sarà ridotto il più possibile. Abbiamo già messo in atto una sorta di procedura per le auto di pool, per cui una persona sola può guidare e una persona sola può far da passeggero seduto dietro nel punto più lontano. Però secondo me poi vabbè, sono un po' cerotti, ecco. Sono un po' cerotti, sì, sì. Secondo me la vera medicina in questo momento è muovetevi il meno possibile, lavorate certo. Da casa, anche perché l'azienda più volte ci ha comunicato che a livello, diciamo, di produttività non è cambiato praticamente nulla. Quindi addirittura sono contenti. Cioè, è chiaro che sarà diverso, Pier Giorgio, ovviamente c'è tutta una parte di personale, l'hai già detto, che in filiale ci deve andare perché deve fronteggiare il cliente e per cui non ci sono alternative. Quelli sono quelli che magari usavano di più i mezzi pubblici e perciò... E quindi concordo con quello che diceva adesso Tiziano, sicuramente sarà una fase graduale. Probabilmente adesso anche legata molto al sentiment dell'emergenza, no? Della paura che comunque certo. Abbiamo, perché non abbiamo certezza, no? Di quello che potrà essere il futuro. La parola d'ordine è sicuramente sicurezza, duty of care, quello che si dice adesso spesso e volentieri, quindi dare l'opportunità a tutti i dipendenti, a tutte le persone, ma in generale, di viaggiare in maniera sicura. Adesso se chiaramente uno deve fare una scelta personale, la scelta sicuramente va sul mezzo proprio, perché è quello che ti permette di, è il tuo, te lo senti sicuro al tuo interno, te lo sei sanificato, ancorché noi stiamo lavorando in questo periodo, come anche Tiziano diceva prima, sulle auto di pool per prodotti che sanifichino volta per volta, quindi delle salviette che si possano passare sulle parti comuni ogni volta dal dipendente che deve fare utilizzo, in modo che possa permettergli l'utilizzo dell'autovettura lo stesso in questa fase di ripartenza. Però è chiaro che sono tutti cerotti, sono tutte attività che mettiamo in essere per poter procedere, per poter mandare avanti le attività, non fermarle. Poi per la produttività, confermo, anche noi abbiamo guardato i nostri dati, ma quelli di direzione nostra, e abbiamo lavorato di più, abbiamo prodotto di più rispetto a prima, quindi... Oh, non diciamolo troppo forte! No, non diciamolo troppo forte, ma è così, cioè, molto contenti da quel punto di vista, vedo che Tiziano anche era d'accordo prima, cioè, molto contenti perché se uno a casa risparmia il tempo del trasferimento, è più anche probabilmente sereno, no? Nell'approcciare la giornata da un certo punto di vista... Credo che il tempo di trasporto da casa al lavoro non renda nessuno più contento. No, io abito a Milano e viaggio su Milano e faccio un'ora di trasferimento, quindi, e sono in città, quindi il traffico è sicuramente un tema importante, ci porta via una parte di vita, questa un po' la recuperiamo, se non sul lavoro la recuperiamo all'interno degli affetti in casa, e quindi questo influisce anche sul bene del dipendente quando poi deve performare, perché sicuramente è più sereno. Certo. Da questo punto di vista. Poi chiaramente quando tu dici devo andare a Bologna, vado sicuramente in macchina, probabilmente adesso sì, perché anche te hai paura, tra virgolette, no, di uscire. Però adesso tutti i vettori, io sai che mi occupo anche di business travel, quindi tutti i vettori ferroviari, aerei, comunque stanno mettendo in atto dei protocolli che sono molto rigidi anche da questo punto di vista, quindi ci permetteranno perlomeno di traguardare questa fase 2 in maniera... Certo. Sicura, dai. Non mi sentirei di dire lo escludo a priori, però è chiaro che la verità è che se poi uno si deve pensare a se stesso, il primo impatto, la prima scelta è sicuramente il mezzo proprio. Luciano? Confermo, per noi il mezzo proprio era già un must prima, perché i nostri preferiscono viaggiare in auto, noi abbiamo tanti collegamenti, per esempio con Monaco dove avevamo la casa madre, e la maggior parte preferisce andare in auto, comunque a Monaco, quindi per noi... Addirittura, fino a Monaco. Sì.
Sì, abbiamo un po' questa abitudine, no? Che sarà interessante capire adesso come cambierà, perché io come Pier Giorgio mi occupo anche del business travel, fino a ieri policy sulla travel, tool del travel, investimenti sul travel, il travel cambierà radicalmente, anche perché poi chi fa di conto, come si dice, comincerà a vedere i numeri finali, come ha visto in questi mesi, zero carburante, zero pedaggi, zero note spese. Tanta roba. E voi quando vedete zero sapete meglio. Sono questi direttori finanziari che si ingolosiscono, che dice guarda un po' quanti soldini che abbiamo risparmiato. Ogni euro che tu hai risparmiato è tutto utile, quindi se tu oggi hai fatturato certo. il 60, ti ritrovi, avendo fatto un po' di semi, aver fatturato il 70, quindi certo. perché no? Buttalo via. Ecco. E quando si andrà a regime uno dirà aspetta un attimo, ma... che necessità io ho di fare, perché adesso il banco di prova è veramente lungo, cioè 2 mesi e mezzo, arriveremo a 3 mesi di smart working, non c'è nessuno che potrà dire non posso fare un incontro con il mio cliente, vatti alla pesca, con il mio fornitore di Taiwan, certo. Ma puoi farlo tranquillamente, devo andare a Monaco tutte le settimane o ogni 15 giorni, ma anche no. Magari anche no. Però quindi cambierà sì, come cambierà, dipende da quanto vorranno spingere le società, perché qui si tratta solo, così come anche io mi occupo per esempio anche dei building, anche lì quando cominceranno a ragionare, noi siamo a Cusano Milanino, qualcuno se lo domanderà, dice ma veramente vai 300-400 euro di affitto all'anno al metro quadro, ci vai a pensare, no? Tanti hanno già fatto, cominciato a fare la scrivania condivisa, avviene una volta alla settimana, però erano, come dire, iniziative un po' delle società un po' più, la Google di turno, ecco, così. Le società un po' tradizionali, come anche la nostra, che è un po' molto tradizionale, adesso si aprono degli scenari... dagli sviluppi indefinibili, imprevedibili, e dipende sempre solo da quanto uno vorrà spingere. Perché certo. lo smart working abbiamo detto tante belle cose, però se io penso al 30% della survey di Tiziano, che probabilmente è un 30% che avremo tutti, di gente che non è contenta perché, come diciamo prima, ci sono figli in giro, io ne ho una grande che è appena entrata e uscita, va bene, non è un problema, però se ne avessi due piccolini, devo dare retta ai due piccolini. Tutti abbiamo visto il famoso video del corrispondente della BBC con il bambino che gli entra mentre sì. sta facendo l'intervista, no? E infatti noi adesso stiamo anche discutendo, quando rientreremo, le persone che hanno figli, come farle rientrare, quando farle rientrare, se farle rientrare. Perché certo. questa è un fattore da considerare. E poi c'è anche un lato psicologico, perché io sono a casa da 2 mesi e mezzo, anch'io con mia moglie smart working, e bene o male, uno va fuori, uno va dentro, insomma, riusciamo a vivere ancora in condizioni positive. Senza saltarvi addosso. Però se io penso al 30% di Tiziano, è quel 30% dove ci sono spazi piccoli condivisi, dove ci sono situazioni familiari certo. Anche complicate. Affollate, dove c'è anche il fattore psicologico, perché lavorare da soli è un po' più pesante. Adesso mi viene in mente un collega che fa smart working da sempre, che mi diceva, no, io una volta ogni 10-15 giorni devo venire in ufficio. Io dico, ma che te lo fa fare? Sei bello sereno a casa, no? E invece adesso lo capisco, perché lui vuol venire ogni 10-15 giorni in ufficio. Sì, sì. E questa cosa psicologica non è da sottovalutare, perché no. stabilizzare. Sì, sì. Ma sono d'accordo. Mi sembra prima Pier Giorgio diceva il popolo del caffè. Io lo condivido moltissimo. Personalmente, pur essendo assolutamente a favore di ogni forma, diciamo così, di innovazione, però io i clienti, se posso, li voglio incontrare di persona, perché ci sono 100.000 piccoli aspetti che in una conference call, insomma, non è detto che passi. Però vedo che stiamo andando un po' lunghi, c'è un argomento ancora che vorrei toccare, che mi sta particolarmente a cuore, anche perché siamo in casa dei Green Planner, per cui insomma non vorrei dimenticarmi proprio della cosa che interessa di più dal loro punto di vista. Ed è
tutto questo scenario che voi avete descritto si inserisce su uno scenario che abbiamo vissuto tutti, una situazione che abbiamo vissuto tutti, che piaccia o non piaccia. Poi adesso io sui rapporti causali sono molto prudente, perché secondo me sono tutto che provati, però insomma l'aria è più pulita, l'acqua è più pulita, l'abbiamo visto, con meno traffico ce n'è di meno, per cui complessivamente, paradossalmente, pur essendo stati costretti a casa, però le nostre città, soprattutto le città, ma in realtà tutto l'ambiente dove viviamo, in realtà sembra che ne abbia tratto giovamento. Allora chiaramente la domanda che mi pongo è: io come cittadino, come persona, non vorrei dover fare il cambio, dice, pur di ricominciare a lavorare, pur di ricominciare la mia attività, sono disposto a sacrificare questo beneficio indiretto che ho avuto, no? Per cui, e mi metto un po' nei panni anche dei sindaci, soprattutto delle grandi città, che rischiano di vedersi arrivare ogni mattina una quantità maggiore di persone, tutte con il loro mezzo, tutte che cercano parcheggio, no? E perciò dovranno un po' correre i ripari, e sicuramente vedremo, anzi abbiamo già cominciato a vederle, attività sull'uso delle due ruote, sulle cose. Ma io abito in un paesino fuori di Pavia, se dovessi venire a lavorare da Dario a Vimercate, insomma non posso fare 50 km monopattino, no? Sarebbe un po' difficile, no? Per cui quello che mi aspetto, e è già stato detto anche esplicitamente da parte di più di un sindaco, è che ci sia un ulteriore inasprimento di tutte quelle che sono le misure atte a limitare l'uso di mezzi a combustione interna, almeno nei centri cittadini, ma comunque nelle grandi città, no? Per cui parallelamente abbiamo una tendenza ad aumentare l'utilizzo del mezzo privato per gli spostamenti, e parallelamente avremo una minor ricettività, una sempre minor ricettività delle città nei confronti di questi mezzi privati. Per cui, quando le due cose si scontrano, allora l'unico punto di caduta che ci può essere, dice, sì, va bene, allora se proprio devi usare la macchina la usi, però almeno che sia poco inquinante. Ecco, come vedete questo insieme di condizioni che avete descritto? Porterà a un'accelerazione dei vostri programmi, se li avete, di transizione della mobilità aziendale verso l'elettrico, oppure vi porterà a iniziarli, se non li avete, oppure trasferite dalle quattro ruote alle due ruote? Insomma, come vedete questo aspetto? Questa volta, Luciano, dai, inizia tu. Non ti sentiamo, Luciano? Non ti sentiamo. È vero, perché avevo schiacciato. Ecco, ecco. Per non disturbare. Allora, cioè, sono in uno stato più che embrionale, quindi mi confronto spesso con Tiziano, perché lui è all'avanguardia nell'elettrico, quindi cerco sempre di capire un po' dove si può andare. Noi abbiamo da una parte la fortuna che a Monaco, per esempio, nella holding, alla sede della holding in Europa, l'elettrico cominciano già un po', poi in Germania hanno anche, come sapete bene, in Europa il mercato è tutto diverso, quindi non si può neanche paragonare, però diciamo che almeno loro qualcosa hanno iniziato a fare. In Italia abbiamo il solito discorso che costi benefici, per cui noi oggi abbiamo una flotta che viaggia con una media di 34-35 mila chilometri l'anno. Non ce la facciamo con l'elettrico, se non per quei pochi personaggi che fanno pochi chilometri, ma sono probabilmente quelli che meno tutti lo vogliono. Quindi sull'elettrico, cioè, è una battaglia. La Maserati, voglio la Maserati. Esatto, quindi sono, sarebbero gli utilizzatori perfetti, ma purtroppo non sono quelli che non hanno questa coscienza green che... per cui loro dovrebbero spingere loro per primi, ecco, ma, vabbè, ma non è quello il caso. Ben diverso invece è sull'auto di pool, che volevo invece iniziare ad affrontare. Infatti è il discorso che ho iniziato ad affrontare adesso col car sharing, che si è un po' tutto fermato.
fa niente, però è un progetto che continuerò a elaborare, a pensare, a proporre, e quando tutto sarà un pochino più, anche il car sharing, insomma, si aprirà un pochino di più, anche l'auto condivisa di pool, cercheremo di introdurla. Sarà, se inizieremo, inizieremo con auto di pool elettriche. Se inizieremo. Per Giorgio? Yeah. Fine. Guarda, io ritengo che questo sia forse il periodo giusto per cominciare a ragionare, a far partire determinati progetti, e questo è uno di quelli, perché ci saranno sicuramente dei cambiamenti, come dicevamo prima, anche nell'utilizzo chilometrico. Adesso Luciano parlava di 30-35 mila chilometri l'anno. Io non so se il cambiamento che ci porterà questa nuova normalità a cui arriveremo porterà anche a una riduzione, visto che investiremo, abbiamo investito sullo smart working, anche un po' la riduzione dei chilometri, certo, non di tutte le macchine, però sicuramente potranno esserci delle variazioni in questo senso, quindi ci potremmo avvicinare. Io ritengo che per l'elettrificazione completa siamo indietro anche come paese, e dobbiamo lavorare ancora tanto, perché manca anche una parte strutturale, manca anche una parte culturale probabilmente, che ci deve dare un pochino una mano, no, per incrementare questo tipo di progetti. Però ritengo che, per esempio, il passaggio su motorizzazioni ibride potrebbe essere l'obiettivo che ci possiamo dare. Chiaro che ci deve essere un po' anche il combinato disposto dell'economicità, non c'è dubbio, del passaggio, perché è chiaro che se a noleggio adesso una macchina costa 100 e elettrica o ibrida costa il 50% in più, difficile riuscire a trovare una motivazione. Ricordiamoci sempre di quel signore, del direttore degli acquisti, che esatto, io faccio gli acquisti, quindi io ho una responsabilità negli acquisti, quindi devo guardare anche quel numero, ci mancherebbe. Fa parte anche la riduzione di CO2, è anche quello un saving, ci mancherebbe un altro. Obiettivo, certo. Un obiettivo, ha anche dei vantaggi, ci sono aree, poi magari adesso temporalmente non so quanto dureranno, perché se poi diventa tutto elettrico non potremo avere più ZTL gratis o parcheggi gratis per sempre, però adesso è un pezzo che può andare nel piccolo bonus in più. Cioè, il total cost of ownership va considerato, magari poco quantificabile, ma considerato. Quindi l'area C, questi passaggi, insomma, ci sono tante variabili che sicuramente vanno considerate. Dobbiamo trovare il giusto punto di caduta, certo. Secondo me sì. Sì, in effetti tu hai detto una cosa che credo sia vera per tutti, cioè ciascuna di voi aziende poi ha anche dei propri obiettivi di sostenibilità, nei confronti dei quali questo può essere un elemento che contribuisce a raggiungerli. Però no, io sono simpatizzo molto quando invochiamo il convitato di pietra del direttore degli acquisti, perché poi alla fine è quel, certo, signore Gianni, che dobbiamo però pensare che probabilmente ci saranno anche degli aiuti, tra virgolette, come dicevi prima, comuni, governo, cioè bisogna che ci sia un push su questo tema, bisogna degli investimenti anche, no, sul green. Io immagino anche se uno compra, ma privatamente, una macchina elettrica, deve essere incentivato a comprarla anche usata. Sì, non c'è dubbio. Sì. Tiziano? Allora, io sono d'accordo con quello che dice... Sei stato portato esempio come quello avanti, per cui adesso ti tocca. No, sono anch'io convinto del fatto che probabilmente questo è il momento per veramente voltare pagina e scriverne una nuova, ben diversa da quella che abbiamo girato, perché comunque abbiamo visto la qualità dell'aria di Milano, abbiamo visto il colore dei mari già un mese dopo il lockdown, quindi cioè, la gente secondo me non ha più voglia di tornare a respirare o l'aria di prima, o vedere in televisione che 9.000 persone ogni anno in Italia perdono la vita per questioni legate allo smog. Dal punto di vista, quindi, io sostengo, come sempre, come negli ultimi anni ho sempre fatto, la transizione verso un elettrico, ma
verso un elettrico che però sia alimentato da fonti rinnovabili, quindi che sia elettrico, che sia verde al 100%. Tutto il ciclo. Assolutamente. Su questo io non ho dubbi. E questo deve essere certificato, le case costruttrici devono impegnarsi affinché tutto sia riciclabile, batterie comprese, oppure riutilizzabile. Abbiamo visto l'esempio di Nissan con lo stadio in Olanda, per cui alimenta lo stadio con le batterie della prima versione di Leaf. Questi sono esempi fantastici. Sono altrettanto convinto che, perché ce lo chiede la community Young in sede, che anche il car sharing potrebbe avere un ruolo importante, per assurdo, perché le persone che non hanno voglia di impegnarsi nell'acquisto di una vettura, o magari non gli interessa neanche il noleggio perché non hanno voglia di gestirla, potrebbe essere un passo importante il fatto di cominciare a muoverci pagando il costo di trasferimento. Quindi questo secondo me, e non deve essere più solo cittadino, cioè so che poi non è facile da gestire, però faccio un esempio velocissimo, banale, ma che vi rende l'idea di qual è la nostra situazione. Noi stiamo ad Assago e siamo 7.000 anime che tutti i giorni vanno e popolano quei building. Ci sono società di noleggio di scooter piuttosto che di monopattini che non ci vogliono rilasciare l'autorizzazione alla chiusura del contratto di noleggio perché Assago è fuori dalla zona operativa, e io continuo a dire: ragazzi, però è un po' una follia questa. È una follia, voi avete 7.000 persone che tutti i giorni si muovono e potrebbero, comunque hanno voglia di muoversi in maniera singolare, quindi con scooter e a monopattini, quindi perfetto, però non lo fanno perché non possono chiudere il contratto di noleggio. È veramente assurdo, e lo stesso problema ce l'ha San Donato, quindi cioè, sì. È incredibile. Magari ce l'ha anche Rimercate. Non lo so. Dario? Non lo so, non sono al corrente di questo fatto, però diciamo concordo un po' con quanto detto. Credo che questo sia proprio il momento giusto in cui voltare pagina. Chiaramente ci deve essere collaborazione da parte di tutti, governo, perché alcuni discorsi incentivi. Certo. Infrastrutture che comunque siamo ancora carenti, e mi confronto quotidianamente con gli altri europei, Olanda, Germania, lo sappiamo tutti, sono molto più avanti, e poi concordo che con quanto detto Pier Giorgio che sul fatto dei 30-35 mila chilometri medi annui, che è anche la nostra media, secondo me andranno poi a calare nei prossimi tempi, perché ci sarà una mobilità diversa, per cui io credo che sia il momento giusto. Ovviamente il rapporto costi-benefici deve essere, insomma, deve avere senso. Non c'è dubbio. Va bene, sentite, io intanto vi ringrazio ancora, credo che siamo arrivati al tempo limite, avevo detto 45 minuti, ho detto una bugia perché vedo che siamo già a 54, però per cui la faccio breve come conclusione perché so che tutti quanti avete da fare. Mi interessa molto questa conclusione a cui siete arrivati tutti, dice ora è il momento giusto, ora bisogna riprogettarla, ora bisogna partire tutti insieme, ovviamente partendo dal governo naturalmente, che oggi qui non c'era, però ovviamente ha un ruolo molto importante sia per quanto riguarda l'aspetto monetario degli incentivi, che per la verità qualcosa avevano già fatto, però speriamo che continuino in questa direzione, ma anche per gli aspetti normativi.